Alessandro, vicinanza di uomini e donne, chi età, vita privata, lavoro, Instagram, Ida Platano. Alessandro Vicinanza è un volto noto della televisione, grazie alla sua partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Uomini e donne. Originario di Salerno, ha lavorato come commercialista ma ora è titolare di un'azienda che si occupa di addobbi floreali, la Vagliano Home Flowers. Si chiama Alessandro e ha 39 anni, il nuovo corteggiatore di Ida, la splendida dama siciliana. Per ora sappiamo solo che viene da Salerno e lavora in un'azienda di famiglia, anche se in precedenza ha lavorato come commercialista per 2 anni. È laureato in economia. Era un po' titubante per tutta la situazione, ma è deciso a conoscere Ida. Sarà lui che saprà farle dimenticare Riccardo. Ormai è chiaro, Ida è sempre più presa da Alessandro. Sono settimane, infatti, che Ida chiede di avere sempre più tempo da passare con lui. Ma non è oro tutto quello che luccica. L'entusiasmo iniziale è stato leggermente smorzato durante la conoscenza, entrambi si sono, in puntata, dichiarati abbastanza confusi per il momento, anche se Alessandro ha detto che di pancia è fortemente preso da Ida. Nonostante le paure e le insicurezze, ha avuto modo di conoscere il suo lavoro e la sua famiglia, facendo alcuni passi importanti rispetto alla settimana scorsa. Ida non è contenta però. Vorrebbe andare ancora più in là con lui. Per ora, Alessandro dice di essere molto preso, ma ancora non si sente completamente convinto. Non sembra esserci tregua per Ida e Alessandro. Prima i baci passionali, la complicità, poi le continue discussioni. Un po' per la lontananza, un po' per la gelosia della donna. I due, infatti, sembrano avere stili di vita differenti, lei a Brescia, con un figlio. Lui a Salerno senza intenzione di trasferirsi. Ida è sempre più presa, Alessandro sembra distante e ha dichiarato di non essere innamorato. Arriveranno a un punto di incontro? L'uscita con Roberta ha indispettito Ida, evidentemente gelosa della frequentazione. Alessandro, dopo aver archiviato la storia con Ida, ha deciso di conoscere meglio Valentina, una ragazza di Roma che ha partecipato al programma per conoscere proprio lui. I due sono usciti insieme. Hanno trascorso delle serate piacevoli, tra baci passionali e carezze. Eppure, tutto questo non è bastato ad Alessandro, che ha raccontato di non avere molta attrazione e di aver deciso di interrompere la frequentazione, che è stata brevissima. Alessandro ora ha deciso di conoscere meglio Roberta di Padova, sarà la volta buona? No. La storia, infatti, è stata breve. E Alessandro si è dichiarato ancora una volta per Ida, ritornerà la passione? Dopo le tante discussioni e i vari tira e molla, alla fine di novembre Ida Platano e Alessandro hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione per provare a viversi lontani dai riflettori questa storia d'amore. Alessandro ha apertamente detto alla dama, non riesco a fare a meno di te. Una dichiarazione che ha fatto sciogliere Ida, la quale dal canto suo, ha deciso di lasciare il programma, voglio uscire con te. Tra forti emozioni e tante critiche che si sono scatenate anche sui social. Su Instagram Alessandro Vicinanza, Alevi83 e Taro 106.000 follower. Tornata curacchetta, so admire nave spaziale de pe Andromeda, stai zelo că l-execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude, tu mere tante printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri uite, cum rup capete, lumea dă din cap rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-a atât de nebun, mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia paralizată.